Cominciamo col dire che diritto vuol dire ordinamento, ecco, così ci intendiamo, ordine, l'ordine moderno. Ecco. E teologia politica vuol dire che l'ordine moderno non si autogiustifica. E questo è un bel problema. Perché? Che l'ordine, perché tutta la modernità, meglio, le principali linee di riflessione della modernità su se stessa sono centrate sull'idea di autogiustificazione, in violentissima polemica contro l'autorità, contro il concetto di autorità, cioè contro il concetto di un fondamento legittimante che non deve giustificarsi. Sostanzialmente era Dio. Quando Dio diventa da nome della pace, diventa nome della guerra, cioè guerre civili di religione in Europa, i grandi filosofi, non il mainstream che continua imperterrito a dire le solite cose, i grandi filosofi cercano, fanno uno scarto, un tentativo di cambiare paradigma e di pensare alla politica senza fondamento. Quello che ci pare essere una politica senza fondamento. E una politica senza fondamento è una politica che si autofonda. La forma fondamentale dell'autofondazione è il contratto. Il cosiddetto contratto sociale, no? È il barone di Münchhausen che si tiene su, prendendosi per il codino. Dal contratto, che è la forma di autogiustificazione del razionalismo politico, si può passare a una forma di autogiustificazione più sofisticata, che è il lavoro. E anche il lavoro è un'autofondazione, perché a lavorare siamo noi, non è il fondamento. La costruzione della socialità attraverso il lavoro vuol dire che ciò che è il nostro ambiente l'abbiamo costruito noi. Poi, e questo potrebbe essere il pensiero dialettico, non parliamo del pensiero negativo, che dell'assenza di fondamento si fa il programma. Cioè, se il lavoro è fondamento per il pensiero dialettico, cioè è un fondamento tutto immanente, che contiene la contraddizione, perché lavorare stanca, lavorare fa fatica, lavorare vuol dire interagire con l'oggetto, Hegel, diventare soggetti soltanto interagendo molto duramente con l'oggetto, oppure Marx vuol dire perdersi come soggetti diventando oggetto, la reificazione, cioè il lavoro è fondamento autofondato attraverso il negativo. Per il pensiero negativo invece, da Nietzsche in poi, il fondamento non c'è, c'è uno scollamento di principio fra ogni forma di logos e ogni forma di prassi. Viviamo, non è la contraddizione dentro di noi, ma siamo noi dentro la contraddizione, per cui ti saluto, non c'è alcuna fondazione. Comunque la si giri, il tema della fondazione sembra lasciato a forme magari potenti ma residuali, cioè ai razionalismi sostanzialistici o a certe forme di cattolicesimo reazionario o a forme di reazionarismo non cattolico, quelli che adoperano la natura come fondazione. La natura può essere tanto la nazione, e fin qui possiamo ancora cavarcene, quanto la razza, e qui è perduta per sempre, è una triste storia perduta per sempre. Ma insomma, il vanto della modernità è: noi ci costruiamo il nostro ambiente. Se proprio dobbiamo dire grazie a che cosa, diciamo grazie alla ragione oppure grazie al lavoro, del resto lo dice la nostra Costituzione, e se proprio abbiamo smanie
di trascendenza, diciamo, va bene, ci costruiamo il nostro ambiente seguendo certi valori. Qui, grazie a Dio, non ci sono i valori, se no avrei rotto l'amicizia con Prete Rossi. Qui la tesi è un'altra. Cioè, perché i valori? Perché i valori sono completamente immanenti e sono semplicemente il carburante della nostra prassi e della nostra conflittualità. I valori servono a far la guerra, non servono ad altro. Che cos'è teologia politica? È una teoria del fondamento? No. È una teoria di interpretazione, è un insieme di teorie, di interpretazioni alternative della modernità. Se non c'è la modernità non si capisce niente. Interpretazioni alternative della modernità. Alternative a che cosa? Alla tesi fondamentale che vi ho appena esposto, cioè che la modernità è l'epoca in cui qualunque sia la linea di pensiero dentro la quale ti collochi, sicuramente devi pensare che è un'epoca in cui non vige il concetto di fondamento, in cui l'inizio è un abisso. Ma non te ne fai un problema, ecco, è un abisso senza che questo sia un problema. E invece un'origine, diciamo meglio, un'origine c'è ed è un problema. Ecco, questa origine è nominata col nome di teologia politica in omaggio a Carl Schmitt, sostanzialmente. Ma quella di Carl Schmitt è una modalità di riflessione sulla origine. Alla parte su Schmitt segue nel libro una lunga parte su Hegel, che è sostanzialmente il contrario di Schmitt. E tuttavia anche lui funziona come pensatore dell'origine che non commette l'ingenuità di pensare che l'origine non sia un problema. E da Hegel si può transitare abbastanza facilmente su Gramsci. Chi manca? Manca Marx. Perché? Perché Marx, da questo punto di vista, dell'origine ne faceva volentieri a meno. Quando si parla di origine, che questa origine tu la collochi sotto o che tu la collochi sopra, stai parlando di qualche cosa che non coincide né con il contratto né con la storia come sviluppo lineare, cioè come col progresso, né con la nozione marxiana di struttura, che è un discorso completamente, se lo prendiamo proprio alla lettera, e non voglio qui stare a dire se facciamo bene o male a prendere la lettera, tutta la seconda internazionale l'ha preso la lettera, ecco, vuol dire struttura, vuol dire le cose come sono, o meglio, i rapporti di produzione come si sviluppano. E tutto il resto Non conta niente, non è essenziale. Ecco. No, origine vuol dire che tu la collochi in un abisso o che tu la collochi in una dimensione eccedente, in una eccezione o in una eccedenza, vuol dire che il livello della piattezza orizzontale è tu lo consideri determinato da quell'origine, che quel livello di piattezza orizzontale, che dunque non è più piatto, che lo sappia o no, che lo capisca o no, che lo porti con sé o no, questa consapevolezza. Ed ecco che abbiamo Schmitt in cui quel livello è un livello abissale. Lui non inventa la parola teologia politica, però gli dà
l'allure che ha preso fino a, da un secolo a oggi. Ma di teologico non c'è niente. Cioè, di sostanza non ce n'è nemmeno un po'. La tesi è che la modernità si svolge tutta quanta, ed è una tesi ovviamente antiprotestante, contro la secolarizzazione produttiva del protestantesimo. La tesi è che la modernità si svolge tutta non con l'oblio o con la traduzione mondana della religione, no? La modernità si svolge tutta all'interno della religione. Occhio, all'interno degli schemi meramente formali del pensiero teologico, agli schemi formali, cioè come la teologia ha pensato l'universo, cioè un ordine che ha un centro, un ordine razionale che ha un centro che lo informa, così la modernità non può fare a meno di pensare a se stessa e soprattutto la propria politica, cioè lo Stato. Ma con la differenza fondamentale che mentre il pensiero della tradizione religiosa, che Schmitt peraltro rispetta tantissimo, essendo lui cattolico eppure reazionario, mentre il pensiero della tradizione religiosa era un pensiero in cui quel centro era una sostanza, e che sostanza? Era Dio, cioè quello che teneva tutto, sosteneva tutto. Nella modernità, proprio perché Dio non può più essere adoperato, perché il Dio moderno è il Dio della guerra, nella modernità di quel modello di pensiero resta soltanto la forma senza sostanza. E così la modernità ha al proprio centro una voragine. Ecco, per cui nichilismo allo stato puro, certo. Che vuol dire, occhio, vuol dire che la modernità è infondata? Sì, certo, ma questa infondatezza è una infondatezza pacificata dentro la quale ci troviamo bene, è un'infondatezza dentro la quale ci mettiamo lì come individui empirici a far contratti e con i contratti a fondare lo Stato. Eh no, con questo deficit originario, tutto quello che costruiamo nella modernità è un'immanenza che crede di riuscire a tappare la voragine, a neutralizzare il buco, e non ci riuscirà mai. Ecco. E dunque, a suo tempo io definii tutto ciò la potenza dell'assenza della trascendenza. Questa è la teologia politica di Schmitt, che è una macchina lanciata contro il liberalismo, contro il protestantesimo, contro la tecnocrazia, contro tutto, contro il socialismo, figuriamoci, cioè contro tutte le occhette giulive che se ne vanno nel mondo credendo nei diritti, nel progresso e credendo che sia possibile la pace, la democrazia e l'uguaglianza. E Schmitt, che era un vecchio reazionario, godeva immensamente nel dimostrare che nulla di quello che la democrazia può promettere può essere mantenuto. Che dentro la forma della politica c'è un'assenza di sostanza che deforma quella forma. Quell'assenza di sostanza che deforma la forma è il politico, cioè il fatto che dentro la politica c'è il conflitto originario. Ma quel conflitto originario è un altro nome dell'abisso originario della modernità. Per cui occhio con Schmitt uguale a Thomas Hobbes. Occhio, perché Thomas Hobbes, poveraccio, ci credeva nella ragione umana. Schmitt no. Ecco. Però non credeva neanche in Dio, Schmitt, figuriamoci.
e non credeva neanche nei valori, non credeva in niente. Era solo intelligente. Ed è una teologia politica che giustamente Preta Rossi adopera come uno dei modelli, l'altro essendo quello di Hegel, che funziona all'opposto. Cioè in Hegel la critica al liberalismo avviene non in nome dell'eccezione, cioè di quel vuoto originario, ma avviene in nome dell'eccedenza dell'idea. Cioè tutto quello che noi facciamo lo facciamo perché siamo mossi dalla necessità, ecco, siamo mossi dalla necessità di rendere effettuale l'idea, cosa che non riusciremo mai a fare. Però questa impossibilità originaria non produce effetti nichilistici, perché in Hegel la sostanza c'è, non è la sostanza tradizionale, cioè l'oggetto, anzi, è il soggetto. No, il grande manifesto di Hegel è la fenomenologia dello spirito. E lì c'è scritto che bisogna pensare alla sostanza anche come soggetto, il che vuol dire, bene, la modernità ha liberato la soggettività, benissimo. La soggettività, che cos'è? È la soggettività empirica? Sì e no. La soggettività empirica è quella che è stata liberata, ma funziona, agisce, lavora, è efficace, produce senso soltanto se è capace di caricarsi del peso che un tempo era il peso della sostanza. E chi è capace di fare questo? Allora, non i cattolici. Perché? Perché i cattolici tengono separata la sostanza che chiamano oggetto, cioè Dio, dal soggetto, e vedono nel soggetto una creatura inferiore che si deve inchinare alla volontà dell'oggetto, cioè non c'è conciliazione, c'è gerarchia. Non i giacobini, che sono uguali ai cattolici, semplicemente a ruoli politici invertiti. Nei giacobini c'è una soggettività devastante, che vuole fare piazza pulita di tutto quello che essa non capisce. Ed è il terrore. Non c'è conciliazione, c'è nichilismo. Non capiscono niente, adoperano una ragione astratta, una ragione che non vuole essere fondamento mediato, ma vuole essere immediatezza, e in nome dell'immediatezza tagliano le teste come teste di cavolo.